Benvenuti con un nuovo video sui mostri più iconici di Yu-Gi-Oh! Oggi parliamo della seconda divinità egizia, il drago alato di Ra. Il drago alato di Ra è ispirato alla divinità egizia Ra. Si presenta come un drago dorato, con caratteristiche più simili a una macchina che a un vero e proprio drago. È un mostro archetipo divinità bestia, di attributo luce livello 10 e con valori di attacco e difesa non specificati, visto che per proprio effetto il possessore di questa carta può pagare con i propri life points fino a una rimanenza di 100 life points, e la somma dei life points pagati diventa i valori di attacco e difesa di questa creatura. Nell'anime è possibile rimanere anche con un solo life points, proprio come fece Marik nello scontro finale contro Yugi. Un ulteriore effetto di questa creatura è la distruzione di un mostro avversario sul terreno, pagando 1000 life points. È sicuramente un mostro complesso da utilizzare, che richiede grande abilità e conoscenza di questa carta a doppio taglio. Nell'anime, questa carta ha un ulteriore ostacolo da superare, in quanto solo chi conosce la lingua antica può leggere le iscrizioni su questa carta, testo necessario per poter evocare questa creatura. Infatti, solo Marik e sua sorella Ishizu sono in grado di evocarla. Successivamente ne sarà in grado anche la controparte di Yugi. La carta del drago alato di Ra è una delle tre carte delle divinità egizie, creata da Pegasus, già spiegato nel video precedente. Nell'anime viene detto che Ra è la più potente delle tre carte. Inoltre, a differenza di Obelisk e Slifer, possiede più forme, la modalità sfera e la modalità fenice. Parlando di gioco di carte collezionabili, il drago alato di Ra è uscito in due diverse versioni. La prima, chiamata Illegal Print, identica alla versione anime, di colore giallo e con una descrizione al posto dell'effetto. Nella descrizione vi è scritto: "Gli spiriti cantano di una potente creatura che domina su tutto ciò che è mistico". Descrizione veramente inquietante. La seconda versione, chiamata Legal Print, ha il tipico colore dei mostri con effetto. Inoltre, questa versione può essere giocata nelle competizioni. Questa carta ha ricevuto una ristampa con due diverse artwork, una uscita nel 2016 e l'altra nel 2019. Nel 2020, con l'espansione Duellanti Leggendari Rabbia di Ra, questa carta è in rarità Ghost, e personalmente la trovo spettacolare. Siamo giunti alla fine anche con questo video, io vi ringrazio per la visione. Scrivetemi qui sotto nei commenti quale altro mostro iconico di Yu-Gi-Oh! Vorreste che analizzassi. Come sempre, io vi saluto e ci vediamo col prossimo video.